Uno è questo, il PC in assoluto. Io non ho mai usato il PC così tanto. È sicuramente il computer, porto il mio computer ovunque, quindi è diventata una sorta di simbiosi che è positivo perché ti dà l'idea che tu possa essere libero di andare ovunque, quindi di esserci pure se non, anche, pur non essendoci fisicamente, magari sei da un'altra parte, sei giù a Lecce o sei ovunque, dall'altro però è una schiavitù, tu ci sei sempre, ti senti in dovere di esserci. Ho fatto anche una foto con il 1º maggio, il mouse in mano, perché per me questo filo è stato qualcosa di che inevitabilmente uno voleva tagliare, ma era impossibile per la sopravvivenza del lavoro, i rapporti personali. Al primo posto metterei il computer con cui ho lavorato tutto il tempo. Assolutamente il telefono. Gli strumenti tecnologici, veramente gli oggetti della quarantena per me sono stati quelli. Quello che più è attaccato a me è questo. Ma in quarantena diciamo che ha avuto un significato differente, soprattutto per la comunicazione con i miei affetti. Cuffie. Queste cuffie. Cavo da 2 metri. Quindi io con questo cavo attaccato alla corrente giravo per tutta casa, arrivavo fino in bagno. L'audiolibro, scoperto l'audiolibro, che è stata un'arma di autodifesa proprio, in lavanderia, stiro, piego, cuscino, tutto così. Però loro vedono che ho le cuffie, loro, il nemico, vedono che ho le cuffie e sanno che non devono entrare, se, visto che parlavamo di confini, lì dentro non ci devono entrare. Io non mi sono mai tolta la felpa di paille. Sono molto notturna, mi piace lavorare la notte. Quando sono tutti fermi, che non c'è nessuno che ti tira giocattoli per terra, che non c'è nessuno, io tiro sulle sedie, la granata è silenziosa, io me la passo, poi c'ho quell'altro che leva la polvere, passa anche quello, insomma mi sono passata tutto il Covid. Non ho mai pensato veramente che una persona si potesse mettere a cambiare il giorno manualmente, perché pensavo, ma è una perdita di tempo. Durante il lockdown io ogni mattina, cioè, mi sedevo alla scrivania e c'era da muovere questi cubi. E qua lo, cioè, lo tocchi il tempo in qualche modo che passa. Cioè, mentre prima a volte capitava che qualcuno, sai, che ti dice, ma oggi che giorno è? Ecco, durante la quarantena mai, io sapevo sempre che giorno fosse. Più che altro oggetti sono oggetti legati all'aria aperta. Sono stata chiusa in casa, ci sono ancora, ma ho letto tante di quelle cose che mi hanno fatto uscire e sognare. Finestra della mia camera su mansarda dove ero prima, che io amo molto quella stanza e quella finestra. Il forno perché l'ho usato molto rispetto a prima. La farina è sicuramente stata molto, insomma, partecipe nelle mie attività quotidiane. Tant'è che sono stata una di quelle che è arrivata al supermercato, ha fatto la scorta di farina. Lievito madre è una cosa che io ho sempre voluto fare. Non so se rimarrà vivo quando ricominceremo a uscire perché gli devi stare dietro, però mi ha dato grandi soddisfazioni. Avevi più tempo e quindi ci siamo sbizzarriti di più in cucina. Era proprio il momento in cui non si pensava alla situazione, non si pensava alla negatività, magari facevamo qualche battuta e quindi era un momento di svago, ecco, intorno al forno, possiamo dire. Fatto qualche disegno, però non sono assolutamente, non è un'attività che faccio abitualmente. Io ho fatto un sacco di disegnini, un po' così, che da una parte poi mi sono resa conto erano un po' anche per rappresentare lo stato d'animo, A parte la torta di compleanno di mia figlia, no? E durante la quarantena ho pensato, cavolo, sarebbe bello avere la macchina da cucire e fare delle cosine. E appena ho potuto me la sono fatta prestare dalla mia suocera. mascherine sono state una cosa. È quella che mi ha fatto cominciare ad usare la macchina da cucire, semmai. Ho seminato dei fiori che ora sono fioriti, infatti li chiamo fiori della quarantena. Ho fatto una registrazione ogni giorno, breve, dove in realtà cercavo di dire le notizie principali e poi vabbè, come le vivevo e quindi poi sensazioni varie. Ho pensato potesse essere un documento storico, ma in realtà è stato
liberatorio anche. Ci scambiavamo molti prodotti fatti in casa tra vicini di casa, cosa che non è mai successa prima, non c'è stato mai un clima così conviviale. C'era questo filo appeso da un albero all'altro, avevo messo degli spaghi con arrotolate dentro le poesie stampate e un cartello con scritto prendi una poesia è un regalo. E dalla finestra i bambini li vedevano perché, sai, non avendo molto da fare durante il giorno, spesso, e poi il cane abbaia segnalava il passaggio, per cui andavano a sbirciare, vedevano, mamma, ma l'hanno preso la poesia? Mi segnalavano, guarda che hanno preso la poesia, sorridevano, erano contenti. Devo dire che questa cosa anche ai ragazzi ha trasmesso una un'emozione positiva rispetto alla gente. E poi hanno cominciato a lasciarci loro ed è stato veramente uno scambio bellissimo di affetto. Questa seconda fase, andare in un vivaio e comprare dei vasi di fiori, comunque qualcosa che ti sarebbe piaciuto prendere ma che comunque non potevi uscire, non potevi andare. Gli occhiali da sole, che sono una cosa bellissima perché significa che esci. Il motorino ha assunto questo significato di riprendere un po' in mano quella che era la vita prima. Il kimono di allenamento, perché appunto abbiamo ripreso, che è proprio un po' simbolo del ricominciare. La valigia, fondamentalmente, che era quello che era mancato, un simbolo significativo di un posto. Sì, sicuramente il materiale del lavoro per me è stato sono gli oggetti del ricominciare. Il primo paio di scarpe che ho messo proprio quando la prima volta che sono uscita, siamo passati da praticamente gli stivaletti ai piedi scoperti, ecco. La mascherina ce l'abbiamo sempre dietro, ovviamente, perché è una cosa nuova senza la quale non puoi uscire, insomma, quindi sicuramente è molto significativa anche proprio, se vogliamo, insomma, anche a livello psicologico, vedere sempre tutte le persone mascherate, insomma, è strano anche, c'è una nuova normalità. E ho delle mascherine bellissime,